Espressioni di un crocevia di stili e tradizioni diverse, le icone provenienti dal Museo d'Arte Nazionale di Minsk, esposte per la prima volta ai Musei Vaticani, sono il frutto prezioso di quell'incontro tra Oriente e Occidente di cui già a partire dal 600 è teatro la Bielorussia. Questo dialogo così fecondo emerge dalla mostra L'icona bielorussa dal XVII al XXI secolo, allestita fino al 25 luglio nella Pinacoteca dei Musei Vaticani. Un evento dedicato al Giubileo della Misericordia e realizzato in occasione dell'Anno della Cultura in Bielorussia. 33 immagini sacre provenienti da un territorio di confine tra ortodossia e cattolicesimo, in cui ancora oggi si manifesta, attraverso la contaminazione di linguaggi millenari, la capacità dell'arte di respirare con entrambi i polmoni della cristianità. Ne è convinto il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci. Da una parte la grande Russia dei patriarchi e degli zar ortodossi, dall'altra la Polonia cattolica. Questo paese è nato dal contatto, per quanto riguarda le culture figurative, fra questi due grandi mondi, e da questa selezione di icone che vengono dal Museo Nazionale di Minsk e che sono state portate per l'occasione qui dentro i Musei Vaticani, si capisce proprio questo, cioè la contaminazione delle culture. La tipologia dell'icona slava, che poi a sua volta è greco-bizantina, si contamina con le suggestioni occidentali di tipo rinascimentale, di tipo barocco, e viene fuori quello che vedete, quello che abbiamo raccolto qui nel cuore dei Musei Vaticani. Inevitabile dunque l'influenza reciproca delle tradizioni religiose di ortodossia e cattolicesimo. I maestri bielorussi, che a partire dal XVII secolo assorbono gli stili figurativi provenienti dall'Occidente, danno vita ad una pittura sacra dalle caratteristiche uniche. Nelle tavole le scene tradizionali sono immerse in paesaggi urbani e rurali e sono arricchite di oggetti domestici e costumi popolari, come ci ricorda il direttore del Museo d'Arte Nazionale di Minsk, Vladimir Prokopstov. Ну, в основном сцены, они связаны с сценами религиозными. Essenzialmente le scene sono collegate a quelle religiose, ma solo nell'interpretazione della scuola locale di pittura di icone, discostandosi in questo modo dai canoni adottati, ad esempio, nella pittura russa. В сюжете икон вербного воскресенья у нас нет пальм. Inoltre, parlando delle icone con le scene della Domenica delle Palme, noi non abbiamo le palme, che sono state quindi sostituite da una vegetazione locale. Dunque è anche naturale che le differenze delle icone bielorusse rispetto a quelle russe o bizantine siano legate alla vita quotidiana delle persone. Sui volti delle icone bielorusse sono anche visibili elementi di pittura profana. Anche in questo senso si differenziano dalla scuola iconografica sia russa sia bizantina.